Buongiorno a tutti, ben arrivati. Buongiorno. Allora, aiuto, sono presi bene. Allora, togliamo questo disclaimer. Buongiorno a tutti, ben arrivati. Allora, avete visto per chi è in chat che ho fatto un'operazione praticamente di 3 minuti, 3, 4, 5 minuti. Praticamente, no, Stefano, salvato in tempo, no, non è salvato in tempo. Questo è fare trading al momento giusto. Cioè, la spiegazione del trade fatto in chat veloce è stato fatto praticamente boh, all'orario. Andiamo a vedere, posso anche guardare in chat. Alle 9:10 minuti, sono le 9:20, l'abbiamo chiuso alle. Scusate, no, è aperto alle 9 e un minuto, chiuso alle 9:10 minuti, quindi 9 minuti di trading. Allora, aperto alle 9, abbiamo detto, è un minuto. Praticamente l'abbiamo aperto da questo pivot. Allora, io ho visto una candela praticamente di questo genere qui. Allora, qui abbiamo la lateralità. Okay, quindi vi spiego una cosa semplicissima, semplicissima. Scusate la voce nasale, è che mi ha preso l'allergia e così rimane. Allora, io avevo visto questo punto qui, questo massimo qui. Quindi questo è un breakout. Questo massimo qui è un breakout. Allora, il breakout precedente, facciamo così. Partiamo da questa dimostrazione di perché il trade fatto, come hai scritto tu, Stefano, salvate al momento giusto. Si può anche dire salvate al momento giusto, per carità, però. La questione è salvati al momento giusto. Tu immagina adesso Stefano, la chat, non vi dico il numero, ma supera il 100, diciamo, di partecipanti. Ok? Quindi immagina su queste 100 persone, facciamo una media, una statistica di 100 persone, forse, se siamo stati bravi, il 20% ha chiuso l'operazione. E questo è il grande problema. Che il 20% ha chiuso l'operazione, quindi 20 persone hanno goduto di questo trade, hanno chiuso l'operatività qui, perché io l'ho chiuso addirittura un attimino prima del pivot, vi spiego anche il perché, e molti altri, l'altro 80%, sta ancora aspettando che vada a fare i nuovi massimi. Questo è uno sbaglio, io non so più come dirlo, io non so, io negli anni ho capito che volevo vivere di trading. Ok, aspettate. Che volevo vivere di trading. Allora, come fai a vivere di trading? Qual è il motivo che ti fa vivere di trading? Se tu vai a lavorare un lavoro tradizionale, cosa succede? Vai ai 1500 euro al mese, quindi vai a lavorare per 1500 euro al mese. Non è che stai lì, che lavori di più, ti danno 1600, 1700, lavori di meno, ti danno 1200, 1300. 1000 euro, non vai, insomma, lo stipendio è 1500. Ok? Che la tua performance, che la tua forza fisica, la tua collaborazione a risolvere certe problematiche di lavoro o svolgere il tuo lavoro rimarrà sempre la stessa. Cioè, non è che anche se un giorno sei un po' svogliato
non c'è tanta voglia di fare una cosa, non è che a fine mese diassi, ma guarda che l'altra settimana ti ho visto, quel giorno lì non hai lavorato tanto, ti do 1480. No, hai fatto una pausa più lunga, ti do di meno. No, hai il tuo stipendio. Il Treda non ha uno stipendio fisso. Ok? L'unica cosa che deve fare il Treda per vivere è fare trading profittevole. Io con questa cosa qui, da qui dove siamo entrati a qui, mi sono pagato la giornata. Ok? Più o meno, poi oggi farò qualcosina in più, ma probabilmente. Ma già va bene così. Mettiamo il caso di 100 euro al giorno. Se mettete 100 euro al giorno, potete vivere con 100 euro al giorno? Si mette la firma, ok? Cioè, dopo dipende dalla qualità della vita che tu che la persona si va a costruire. Se tu hai una qualità di vita alta, ok? Hai la macchina sportiva fuori, l'assicurazione è più cara, devi fare il pieno di benzina è più caro, tutto è più caro, la manutenzione. Se tu invece fuori hai una macchina normale, ok, di cui fai benzina e sei contento che non consuma tanto, puoi vivere con una qualità di vita che comunque è alta dal momento di vista che tu non hai. Allora, la prospettiva, o meglio, la prospettiva di vedere, di salire su una macchina sportiva a due posti, rossa col cavallino davanti, ok, è forse un simbolo, un'icona della ricchezza, un'icona del benestare, giusto? Bene, adesso immaginate a dover fare un weekend andare in giro con la macchina sportiva. Ti costa di più, ti costa, magari la devi tirare fuori dal garage perché ha fatto estate, allora la devi sistemare. E il cambio d'olio, perché queste macchine qui non è che fai il cambio d'olio una volta all'anno, lo devi fare spesso perché la macchina si tiene, è una macchina cara. Ok? Quindi la tua qualità di vita è a questo livello qui. È una qualità di vita alta, il benestare. Bene, torniamo indietro. Al posto della macchina sportiva mi compro una macchina che sia adeguata alla zona dove vivo e che mi consumi poco. Qual è la qualità di vita migliore secondo voi? Questa è la cosa. Allora, si può da diversi punti di vista uno mi potrebbe dire sì, no, ma è bello avere la macchina il Ferrarino che ti porta in giro di qua di là. Sì, ma quella lì è qualità di vita. Mi devo fare un mazzo così per fare benzina? Cioè mi devo fare 200 euro di benzina perché quella lì mi consuma un casino? Ok? Per andare da una parte che non posso mica andare al supermercato a fare la spesa, dove le metto le borse? Sì, c'è lo spazio per fare la spesa, per carità, c'è il posto, ma è questa qui la qualità di vita? O preferisco andare col gippone che apro la porta, butto dentro tutto e chiudo? Allora, la qualità di vita è voglio andare a fare il pieno una volta ogni 2 o 3 settimane o ogni volta che esco il weekend devo fare il pieno perché sennò la macchina non funziona? Allora, la qualità di vita qual è la migliore? Ecco, allora, prima cosa si deve focalizzare cosa si vuole. Se tu vuoi vivere con 100 euro al giorno, sei un signore. Certo che con 100 euro al giorno non mi posso permettere di andare a fare il figo con la macchina sportiva. Prima non me la posso comprare. Secondo, non la posso mantenere, non posso fare il pieno di benzina perché ho altre spese. Allora, di nuovo, torno indietro. Qual è la qualità di vita migliore? Avere una macchina decente che non cada a pezzi. Ok? Che mi porti da A a B per fare la spesa. Questa è la qualità di vita che uno va in cerca, secondo me. Non ho, come si dice, i tanni per la testa che mi spingono a fare cose. Se me lo posso permettere, lo faccio. Se non me lo posso permettere, non lo faccio. Non sono sempre stato così. Quindi la qualità di vita dipende da quello che vuoi. Ok? Bene, torniamo al trading. Anche questo trading, se io voglio entrare da qui a qui e voglio guadagnare 100 euro, ok, entro con un lotto, mi faccio da qui un lotto fino a qui sono 10 lotti, ho guadagnato 100 euro, ok, il mio trading è finito. Quando in un giorno io faccio 200-300 euro, ho fatto trading per 3 giorni, quindi guardate, da qui a qui addirittura di più erano 20 euro, 20 euro, 20 pips, ok. Quindi questa qui è il trading che ho fatto io. Ma perché l'ho fatto? Torniamo a noi. Noi abbiamo il primo breakout che è questo. Da questa zona qui, questo massimo qui, questo non lo valutiamo. Quindi valutiamo i corpi. Notiamo una cosa. Perché non faccio niente oggi proprio allergia. Un attimino solo.
Eccomi qua, scusate, ogni volta mi dimentico, ho tolto il microfono, però non mi ricordo se sulla registrazione mi viene in cuore una soffiata di naso. Vabbè, non importa, buona la prima. Allora, noi abbiamo qui un effetto di lateralità e un breakout. Allora, la lateralità, partiamo dal presupposto che questa sia la lateralità, vede, questo è un falso breakout, il mercato torna su e va qui. Zona di breakout dei corpi delle candele. Bene, se notate, una volta che ha rotto questa zona qui, qui sotto non c'è più tornato. Ok? Non c'è più tornato. Quindi vuol dire che sul pivot non si è fermato. Allora io ho pensato, da bravo trader, questo qui è il massimo assoluto. Se va qui sopra, si scatena il primo trend, o il primo sprint, chiamiamolo così. Ok, da qui a qui, infatti. Tornato su, pullback, zap. Questo è il trading che abbiamo fatto. Perché l'ho chiuso prima del pivot? Che poi bastava aspettare un 30 secondi, però l'ho chiuso così. Qui avevamo un vecchissimo canale, perché è abbastanza vecchio, vedete, più o meno era questo minimo qui, questo minimo qui, tracciava una trend line. Parallelo ho il canale superiore, che adesso a questo punto lo possiamo anche allungare un attimino. Ok, cerchiamo di metterlo nella stessa zona, ecco qui. Ok, quindi abbiamo questo canale. La parte sotto, che è un altro canale parallelo, vedete, cioè le distanze sono sempre le stesse. Non è che sia tanto importante. Perché non è tanto importante? Perché guardate, se vogliamo questo canale qui, che io lo appoggio sempre sui minimi e sulla trend line o sulla parte centrale che ho a disposizione, me lo traccio, vedete che i minimi qui non sono, non corrispondono, assolutamente no. Proprio perché sennò doveva fermarsi qui e tornare su. Però, se notate, la zona del canale lo stesso ha il suo lavoro. Qui non si ferma, quindi non mi fa questo. Ok? Va bene. Però il prezzo arriva qui, si ferma un attimino, scende, torna su, lo ritesta, anche c'è il pivot, ritorna giù, lo ritesta, rimane in lateralità e qui abbiamo il trade di ieri. Però lasciamo stare i trade di ieri che abbiamo fatto bene e tutto a posto. Notate che con che armonia, con che serenità, con che non vorrei chiamarla precisione perché la precisione non esiste, ma con che diciamo passeggiare tra i grafici, io ieri un po' di euro dollaro, un po' di sterlino yen, tatti, 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 e si porta a casa. Non sono andato a cercarmele. È come un pazzo dire: ma questa la faccio, ma questo è long, ma questo è long, questo qui. No, è solo due operazioni, tre operazioni. Quante operazioni abbiamo fatto ieri, Stefano? Due, tre, quattro. Ma la serenità che hai dentro non te la paga nessuno. A parte, io stamattina, siccome ieri non ce l'ho fatta, ho fatto i miei ritiri settimana, lunedì, l'ho fatti oggi, non c'ho tempo. Ok? Ma fare il ritiro, da dove arrivo a fare il ritiro? Allora c'è la controparte, c'è quello che fa il ritiro, ok? E poi c'è quello che mette dentro i soldi ogni settimana per alimentare, dare il proprio contributo a chi guadagna. Cioè io ho fatto parte di questa, dell'altra parte, di quello che pagava per far sì che questo lavoro sia il mio, quindi io pagavo per essere un trader. Che bello! Cioè praticamente io pago per fare il trader. Sono un trader pagante. Ma scusa. Che senso ha? Io non voglio vivere per il trading, io voglio vivere di trading. Allora devo fare la cosa diversa. Ne parlavo ieri, adesso non mi ricordo con chi, o lo scrivevo ieri, l'ho scritto, mi pare, uguale. E mi veniva a chiedere delle domande che si fanno, perché in realtà io sono lecito, se all'inizio perdevo, cose del genere, insomma, se siamo andati in questa tematica. Io all'inizio della mia carriera, tra 20 anni fa, ormai sono 20 anni, sapete quanti soldi ho buttato dentro? Okay? Ho buttato talmente tanti soldi, cioè non ne avevo perché uscivo da un'attività, avevo venduto tutto, quindi avevo dei soldi, ma non ne avevo soldi da buttare, avevo soldi da investire. Li ho investiti in un mercato che non era sicuro, il trading, il forex, la borsa. Di sicuro la borsa assolutamente zero. Ne ho persi tanti. A un certo punto mi sono guardato allo specchio e ho detto: ma dove cavolo vanno a finire questi soldi che ho perso io? Andranno in tasca di qualcuno, giusto? E poi
Arriva sempre quello lì che non ha capito una mazza e ti viene a dire: ma il trading è una truffa, guadagnano gli altri. Ma scusa, qual è una truffa? Che controsenso ha dire è una truffa, guadagnano gli altri? Cioè, ti ho detto io di andare long sull'euro-dollaro mentre il mercato scendeva, o ti sei andato long da solo? Cioè, nel momento in cui ti clicchi long, perché non hai cliccato short? Tu hai perso perché il mercato è andato nella direzione contraria, ma nessuno ti ha detto di andare nella direzione contraria, giusto? Non è che il mercato o che il tuo computer o il tuo software o il tuo broker o il tuo mercato, guardate, il tuo mercato, immagina questo, il tuo mercato, di chi è il mercato? Apriamo gli occhi, di chi è il mercato? Peppe, di chi è il mercato? È tuo il mercato? È tuo il mercato? Sei tuo, dimmelo. Stefano, tuo? Ah, chi è che vede questo euro-dollaro? Chi è che lo vede così? Con questo movimento qui? Chi è che lo vede? Lo vedono tutti. Allora, se lo vedono tutti, 1,0456, un pips più, un pips meno, è quello, perché se vado a vedere magari la televisione mi dà due pips di meno, oppure vado a vedere su un altro broker varia di mezzo pips, ma questo è il prezzo attuale che vedo io e lo vede il cinese, lo vede l'australiano, lo vede l'austriaco, lo vede chi lo vuole vedere, ok? Lo vedono tutti. Quindi in questo momento dove io decido di andare short e il mercato mi fa questa salita, ho sbagliato io, o meglio, ho deciso di andare contro mercato, ma non perché volevo mettermi contro mercato, gli faccio una beffa, vado dall'altra parte, perché ho sbagliato a fare il trade col senno di poi. Ma allora, col giorno di poi, ma è tutta la truffa, guadagnano solo loro. Ma andate a quel paese, guadagnano solo loro. Guadagna soltanto chi ha ragione. Questo è uscire da questa cosa di dire è una truffa, è una maniera. Torniamo indietro di due webinar, non chiamiamo lezioni. Uno dei due webinar fa, io parlavo dell'auto, aiutatemi, il sistema immunitario cerebrale che abbiamo noi. Allora, il nostro cervello ci fa una beffa, ci raffigura, ci dà un'immagine per farci sentire meglio. Ok? Esempio un po' macro, un po' brutto: quando qualcuno ha fatto un incidente con la macchina e magari si è ad aspettare la telefonata o aspettare addirittura in sala d'attesa che è in sala operatoria. Faccio un esempio veramente brutto, ma è così. Cos'è che stai a pensare nel momento che succede una cosa del genere? Cos'è che ti dice la tua mente, la tua immaginazione? E anche chi ti viene vicino e chi arriva nell'ultimo momento, cos'è che ti dice? Le parole che ti dicono, quali sono? Io 2 anni fa ho avuto un'esperienza del genere, anche se non era un incidente. Cos'è che ti dicono? Ti dicono: no, no, tranquilla, si risolve tutto, poi si riprende, si sistema tutto, vedrai che guarisce subito, no? Perché è chiaro che non arriva quello lì e dice: guarda, mettiti l'anima in pace, qua, è finita, è andata, ci ha lasciato. Non, nessuno arriverà a darti questo malugurio o comunque queste parole che non sono di conforto, giusto? Quindi la nostra immaginazione, sia il parlato di chi ti viene vicino, ma la nostra immaginazione non ti porta a pensare al peggio, ti porta a pensare sempre il meglio, giusto? Quindi è il sistema immunitario cerebrale, chiamiamolo così, che ti riflette un'immagine pulita di quello che si andrà, di un futuro prospero, di un futuro bello, tutto bello. E nel trading è la stessa cosa, uguale. Tu entri qui, credetemi che è così, tu entri qui. Maestro, ho detto, lo prendo qui profitto. Ah, che bello questo lavoro! Io entro qui, lo prendo qui. Assolutamente sì. Questo è quello che la tua mente ti dice. Ma chi ti ha detto che magari il mercato arriva fino a qui e poi ti fa così? Ah, ma allora, proprio per questo, ritorniamo noi che non abbiamo la possibilità di darci, di inventarci le cose. Quindi il trade da fare era questo. Torniamo a quello che hai scritto tu, che è una parola saggia ed è giusta dirla così: salvati in tempo. Bene, quando è che ho chiuso il trade, Stefano? A che ora è che l'ho chiuso? O meglio, che l'abbiamo chiuso? Qui ci vuole di nuovo
un fattore esterno. Io sono il fattore esterno. Credo che si lascia che è esterno dal quello che arriva e ti dice: stai tranquillo, si risolve tutto, guarisce subito, non ti preoccupare, si riprende, è una roccia. Questa è l'immaginazione, le parole di conforto. Invece no, in questo momento qui tu devi essere immune a queste parole e dire: ok, prendi profitto quando arriva qui. Il resto sono affari del mercato, non se ne frega più nessuno. Perché a un certo punto io ho detto che ora la chiudo qui. Che ore erano quando l'ho chiusa? Le 9-10 minuti. Allora, alle 9-10 minuti noi sappiamo che dalle 9 alle 9:30 il mercato può fare così. Giusto? Giusto? Con alzo e giù. Fatemi che scriviamo questo ragazzo. Un attimo solo che l'ho bloccato. Perfetto. Quindi torniamo noi, il focalizzare quello che voglio, ok? Non è il immaginare una cosa che mi potrebbe pagare di più, ok? Questo è il problema, questo è il problema. Il problema è questo, fondamentale. Adesso però noi abbiamo fatto il long e qui abbiamo una situazione che potrebbe essere, vedete che questo è il max chaos, questo qui. Questo è il max chaos. Allora io devo andare a vedere nei time frame superiori come sono messo, perché questo qui è il minimo di Gauss. Allora, quello che stiamo facendo, quando io dicevo anche ieri, questo trade è la continuazione del trend di ieri. Adesso mi ricordo cosa ho scritto in chat, uguale. Non è importante, ok? È importante più che altro capire che quando io faccio un trade, ieri ho fatto sterlina yen long. La prima cosa che ho fatto stamattina, non sono andato a vedere se avrei guadagnato di più, sono andato a vedere come siamo messi. Bene, il trade fatto ieri è stato chiuso qui, più o meno, giusto? Avrebbe pagato di più? No, non mi interessa. Ha pagato. Questo mi interessa, ma non ha pagato di più. Ha pagato. Bene, bene. Ha detto che ha pagato di più. Io oggi non posso più fare il long. Se avessi avuto una cosa del genere, qui bisogna aprire gli occhietti tutti quanti, tutti, anche a te. Sono la gente. Vabbè, questo l'ho letto adesso, Peppe. Vabbè. Non importa. Quando io chiudo un trade qui e il giorno dopo mi sveglio e trovo il mercato qui, magari al pivot, ok? O addirittura ha già toccato il pivot e mi ha fatto così, e sono qui, su questo breakout, o meglio su questo breakout, era il long da fare. Siccome mi sono svegliato e il mercato era già qui, o è qui comunque, non posso più fare il trade, basta, eliminato. Togli dalla watchlist. Semplice. Il GBP yen a me non interessa perché comunque abbiamo i tempi long, stanno funzionando benissimo e abbiamo il tempo long. Quindi abbiamo il minimo di Gauss in questa zona qui, sta partendo. Quindi normalmente dovrei cercare i long, ma siccome sono sui massimi, questa coppia qui non ha più niente a che vedere, non mi interessa. Ok? Molto semplice. Quindi abbiamo fatto anche questo. Il GBP yen, dopo la partita di ieri, il long di ieri, non facciamo più niente. Andiamo a vedere. Euro-dollaro ha beccato il canale, sta tornando giù, è tornato al pivot. No, il pivot scoperto. Il pivot scoperto, cavolo, ma allora il pivot scoperto. Allora cosa devo fare? Zona di pullback, pivot, zona di pullback. Questo è il long. Bene, ultima espansione. Si aggiunge materiale didattico o a scopo lettura strategie, sempre degli indicatori. Togliamo questa, non ci interessa più. Questa è la zona di pullback, la posso anche lasciare, togliamo questo segnale qui. Allora, gli strumenti di bordo, dove sono? Ah, guarda, ha toccato il 50%.
ha toccato il 50%. Allora questo è un no. Questo è l'inganno, questo è un no. Dov'è il minimo di Gauss? Il minimo di Gauss. No, allora questo qui è il ciclo 1. Eh sì, questo è il ciclo 1. Ma allora io posso andare adesso, faccio la domanda diretta qui. Si può andare long adesso? È una posizione andare long, Giuseppe? Ah, Stefano? Perché, Giuseppe, non ti dico se hai ragione o no, ti dico perché? Ah, aspetterei il pivot. Quale pivot? Per poco tempo, terza gamba, ciclo 1. Non era questa quella che ti ho domandato, ma la domanda qual era? Andresti long adesso? Sì o no? Non ti salvi su una somma tipo 50%. Domani è mercoledì, no? 10, penso che 10, 30. Mi sa solo un ok, segnato. Ah, è un po' difficile. Allora, Stefano dice di no. Giuseppe? Per poco, Giuseppe mi dice di no, perché c'è il 50%, mi dice di no perché c'è il 50%. Cosa c'è il 50%? Se un trend rialzista, ragionate, ragionate, non è, io non lo faccio apposta perché deve essere, non è che se sbagliate oggi una risposta perché vi ho fatto la domanda a tranello, avete perso, è una domanda, ma deve essere la risposta è giusta, la risposta deve essere, dopo che avete dato anche la risposta sbagliata, capire perché la risposta è sbagliata, secondo me. Tre. Il colore. Scusate se intanto c'ho il naso, mi sta colando, quindi allora, togliamo tutto. 3. Fibo 100%, così la risposta a te. Peppe 0%. 50%. Quindi questa zona qui dove il mercato ritraccia il 50% della situazione long, se questo è il trend. 50%. Ok? Quindi non era sbagliato dire di andare long, Giuseppe, nel tuo caso che mi hai scritto il 50%. Però la domanda era: si può andare long? Tu mi hai risposto di no. E se la domanda è sì. Giusto? Quindi sbagliato anche te, Stefano, giusto? La domanda è sì, si può andare long. Bene, immaginate però in una situazione di vita reale. Ah, non si cancella qui, si cancella qui. In una situazione di vita reale abbiamo questo. Abbiamo questo. Adesso vi faccio morire. Ok? Non è uno stomaco, ma è una strada, giusto? Noi siamo qui. Allora, noi siamo adesso qui. Questa è la nostra macchinetta. Ok, ci siamo due ruote. Questa è la nostra macchinetta. Questo noi stiamo guidando. E allora, noi qui abbiamo un'altra macchina più piccolina, la disegniamo un po' diversa, ok? Che sta andando piano. E qui abbiamo un bel furgone, un bel camione grande, lo disegniamo così.
è un bel cambio. Vabbè, non sono più artistico, però vabbè, uguale, questo è un cambio. Va bene, cosa faccio? Io posso mettere la freccia e superare questa macchina qui? Non è una lezione di scuola guida, è una lezione di training. Questo è il money management visto dal punto di vista mio. Qual è il money, dov'è che il money management è la gestione del rischio? Ok, io sto dicendo anche quando vado a fare, quando guido in macchina. Se io mi trovo in una situazione del genere, qui non posso superare questa 500 che mi sta tra le scatole, che non mi fa passare, e sono 3 ore che ci sto dietro, sto perdendo un casino di tempo. Non la posso, perché nel dubbio io non posso mettere la freccia e superare qui in curva. Qui sta arrivando un camion che io non vedo. Non vedo. Allora, 0, 100%. Il prezzo arriva qui, scende, ok? Qui ho il 50%. Il 50% in questo caso che cos'è? È questo camion qui. Capite perché? Col senno di poi, ok? Tra 3-4 ore mi fischiano le orecchie perché qualcuno di voi dice: cavolo, sono andato short, era da andare long, ma sto cavolo di camion non si è fatto vedere. Potevo superare in curva. Ma io non ti ho detto di fare il long, non ti ho detto neanche di fare lo short, ti ho detto soltanto che questa zona qui, secondo me, è superare in curva. Quindi non si fa il long. Vedete com'è semplice, o meglio, è semplice spiegarlo così, ok? E spiegare tutto quello che succede nel mercato. Col senno di poi io posso avere ragione, come posso avere anche torto, no, ma non mi interessa, non è che mi interessa più di tanto. Assolutamente zero, assolutamente. A me interessa soltanto che magari tra 2, 3, 4 ore in chat scrivo long euro dollaro, short euro dollaro, o che ne so io, scambi yen, un'altra coppia. Perché sono andato a cercarmi una situazione dove non devo superare in curva. Ok? Mi ha detto questa cosa qui, che rimbalza in questa zona qui, è una cosa normalissima. Però, essendo il Max Gauss qui, normalmente da qui a qui non potrei andare long. Proprio perché siamo sul Max Gauss, quindi ha già trovato, qui sopra non ci deve andare. Allora, se è una terza gamba di un ciclo, che ne so io, che ciclo sarà, allora, tanto prima cosa ricordati un'altra cosa, Stefano, perché nella distribuzione a 5 minuti, una distribuzione ciclica a 5 minuti, che cos'è? Che cos'è? No, non è né long né short, si sta fermi così. Non scrivetevi di questo. Bravissimo! Una distribuzione regolare. Allora, cosa può succedere a un ciclo 1 irregolare? Cosa può succedere in una distribuzione irregolare? Allora, i cicli sono questi. Niente, oggi proprio il naso distrutto, chiuso. Allora, i cicli sono questi. Faccio così anche se è un po' ridente, però vabbè, dai, ormai ce l'abbiamo fatta. Allora, di più non mi dà. Ok, allora devo fare di nuovo. Ok. Allora, i cicli sono questi. Ciclo 1. Ciclo 2, nel migliore dei casi, ciclo 3, ciclo 4. Questi sono i cicli della distribuzione irregolare, dove la parte centrale più o meno è la stessa. Ok? In questo caso noi siamo qui. Ok? Stiamo cercando la parte centrale e poi ci avremo questo qui e poi ci avremo questo. Ok? Quindi noi siamo qui. Esattamente qui, al 50% di FIBO. Quindi noi dovremmo andare nuovo per fare questa cosa qui, giusto? Aspetta, non tolgo il microfono. Oggi puntuale alle 10:15 vi devo lasciare perché alle 10:45 devo essere da una parte e poi dopo un'oretta torno.
una visita medica e quindi devo andare assolutamente. Allora, siamo qui. La distribuzione irregolare sono tre cicli. Potrebbe essere tre cicli così, giusto? Allora va bene anche fare questo nuovo. Però, essendo una distribuzione irregolare, l'esito di questo influisce nell'andamento degli altri cicli. Quindi non mi posso aspettare un ciclo 1, un ciclo 2. Quindi non mi posso aspettare neanche un ciclo 1 con quattro gambe o comunque con una salita del genere. Non mi posso aspettare questo, proprio perché il ciclo 1 adesso potrebbe diventare ribassista, così, o meglio, quasi ribassista, per poi farmi un ciclo 2 così. Per poi un ciclo 3 così. Quindi diventare tutto ribassista. E allora non faccio affidamento su un movimento ciclico regolare, proprio perché questo è irregolare. L'unica cosa che potrei fare, scamotage, chiamiamolo così, cioè cercare raggirare il tutto. Tanto cancello il Fibonacci, sappiamo che la zona di pullback è il 50% più o meno, e incomincio a tracciarmi un canale. Ma Paolo, il canale cosa ti serve? Tanto prendo il canale qui. Prima cosa, poi prendo questo, ok? E ho due massimi. Cioè, ho un massimo e un altro massimo. Questa cosa qui la posso muovere. Non serve, non serve, no, non serve, non serve assolutamente niente. Guardate, non serve. Allora, prima cosa devo appoggiare da qualche parte questo canale, lo devo appoggiare. Ok? Prima di appoggiarlo, lo copio. E ne ho due. Vado a posizionarlo nella parte centrale, esattamente come quello precedente. Ok, e ho adesso questa cosa che potrebbe anche essere un'idea, andiamo a vedere dove va a toccare, niente, un'idea di lasciarla così. Bene, non la posso lasciare così perché notate, questa zona qui è magari un po' più importante. Ok? Questo, guardate, questo massimo, con lasciandola sempre parallela. Come potrei anche dire, ok, visto che ho preso questo massimo qui, prendo questa espansione. Ah, ma guarda te, l'espansione perfetta. Scusate, l'espansione è perfetta perché toccando questo minimo qui, tocco anche questo minimo qui, quindi questo massimo qui è buono. Ok, allora potrei anche postarlo, mettermelo così. Vedete che prendo sia questo massimo che questo minimo. Allora, un attimino, solo che dobbiamo accendere anche questo. Ecco qui, accendere questo e questo qui lo sposto così. Allora, la prima cosa lo metto parallelo. Non mi piace, le distanze non mi piacciono. Io già ho visto una cosa, se notate, ho già visto una cosa. Cosa si vede di questo schema qui? Prendetemi poi per pazzo, ma la pazzia che ho io, o l'immaginazione che ho io, la fantasia che ho io, perché alla fine fare un'analisi è come inventarsi qualcosa, ok? Sono però delle strutture, delle costruzioni che comunque mi portano ad essere profittevoli. Quindi vuol dire che non sto sbagliando qualcosa, forse mi sto anche inventando qualcosa, ma è anni che me la invento, quindi può funzionare. Cos'è che si vede all'interno di questo canale? Guardate, questa linea, questa linea, questa linea. Ve le disegno così, magari rende di più l'idea. Io ho tanto tracciato da questo massimo a questo minimo, quindi ho un canale, disegno un po' storto, però uguale. E poi ho questo, da questo massimo. Cosa notate in questa zona qui? Beh, per cosa noti? Stefano, questo è il Tartel Trading comunque, eh? Negli anni, oddio, 60-70 mi pare c'era il Tartel Trading, era un gruppo di trader formato da Larry William, che erano presi a caso da casalinga a idraulico, che so io, li ha messi a fare trading seguendo una strategia, il Tartel Trading, ok? Le tartarughe. Poi andate a leggervi la storia anche di Larry William, che da 10.000 dollari è arrivato non so quanti milioni di dollari in un concorso. Adesso non mi ricordo bene. Comunque andiamo avanti. Cosa vediamo qui? Nessuno. Nessuno che dice niente. Giuseppe. Cinzia. Giordano, dai. Ispi, Roberto. Michele. Alice, ciao Alice, ben arrivata. Dai, Alessandro, cos'è che vediamo?
che dovevamo fare il long. No, non mi interessa niente. Cosa che... Guardate, questa distanza da qui a qui è la stessa distanza che ho qui? No. Ma se io metto un'altra trend line qui, ho la stessa distanza? Sì, ma proprio precisa. Eh sì, ma allora perché? Perché il mercato segue uno schema. No, beh, una volta che dice una cosa saggia, Giuseppe, va bene, però. Bene, non sono tanto uguali, bisogna dire la verità, però allora facciamo così, lasciamolo così, l'ho copiato, siccome mi interessa la parte centrale, lo metto qui. Ok, prima cosa, do un occhio, potrebbe essere questa la situazione che mi vado a sfruttare, che voglio cercare. Mi costa qualcosa mettermi un altro canale all'interno? Mi costa qualcosa, ma non costa niente, quindi lo posso utilizzare. Giusto? Bene, andiamo a noi. Visto che noi abbiamo questa cosa qui, che adesso lo cancello, e mi interessa la particolarità di essere parallelo, allora copio questo canale, lo sposto qui all'interno, mettiamolo qui. Questo non mi interessa, però fa parte di questo canale qui, ma lo posso anche cancellare perché notate, non mi serve, ok? Quindi ho una situazione di una forca di pitch. Bene. Short per me di euro dollaro adesso. Tanto poi vi spiego mentre facciamo il webinar, ve lo spiego. Quanto è 1.04595 più o meno, poi chiaro che ok, sono entrato short, mi sono messo contro di Stefano con entrare long, ma perché sono entrato short? Qual è il motivo? Prima cosa, la nostra mente deve essere vuota, 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 libera, 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 libera. Perché? Perché non voglio farmi condizionare dal mercato. Devo vedere il mercato come io sono abituato a leggerlo. Prima cosa, torniamo a te, visto che andiamo a rilassare questo grafico, torniamo a te, Stefano. Questo non è il ciclone. Dovrebbe essere il ciclone, ma è il ciclone? No, non lo so. Potrebbe essere questo il ciclo 1, potrebbe essere anche questo il ciclo 1. Questo è il ciclo 2, questo è il ciclo 3 e questo è il ciclo 4. Allora, nel contesto, io non so se questo è il ciclo 1, non so neanche se questo è il ciclo 1, io non so niente. Questo potrebbe essere il ciclo 1. Quindi 3 ciclo 1 non ci sta. Questo potrebbe essere anche il ciclo 1. Non ci sta. Quindi non ho il ciclo 1. Non lo so, quindi non sapere questo vuol dire che questo è il max caos. Allora mi baso su un dato di fatto, che quando ho il max caos, vado a vedere per esempio questo max caos qui, che è un po' strano perché è proprio quasi dritto al max caos, scende. Questo che è il max caos, scende. Questo che è il max caos, scende. Questo che è il max caos, scende. Cioè, in ogni caso, io ogni volta che ho il max caos scende. Quindi, dato di fatto, non mi posso mettere long per andare a fare nuovi massimi e neanche di entro subito per fare la terza gamba. Dove la stoppi la terza gamba? Quindi non ti do torto. Prendiamo il protagonista e lo portiamo un po' più. Ingrandiamo per vedere che cosa si dice. Non ti dico che hai torto. Partiamo dall'idea che ha dato Stefano di questa zona qui, questo è il minimo di Gauss, questa è la prima gamba, questa è la seconda gamba. Quindi mi aspetto la terza gamba e poi la quarta, giusto? Ti aspettavi una terza gamba del genere? Di la verità. No, ti aspettavi cosa? Faccio così, torno indietro,
aspettavi una cosa del genere? Che si fermava qui? Cosa ti aspettavi? Dai che ci arriviamo. Arriviamo a una soluzione a tutti i mali. Cosa ti aspettavi? Sicuramente veniamo del Max Chaos. Ma allora, minimo del Max Chaos, questo è il massimo del Max Chaos, questa è la partenza della terza gamba. Dove sei adesso qui? Aprite gli occhi. Io ve lo dico così, ma ve lo dico, ma non per prendervi in giro. Aprite gli occhi. Ok? Ci sono dei motivi il perché il mercato si muove così. Se io vado a misurare questa zona qui al 100% di sicurezza, so che questa è la parte centrale. Quindi se vado da qui a qui, guardate dove è il 50%, esattamente qui. Capite? Siamo nella zona del 50%, zona più, meno, ma siamo lì. Quindi al 50% su un trend rialzista, dov'è che dovevo ripartire? Bene, torniamo sul nostro Fibonacci, da qui a qui, lo disegniamo così. Dov'è che si è fermato il mercato? Occhio, sul 50%, che è praticamente questa zona qui. Qui. Allora. Scende, 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 mi prende questa linea qui che è il 50%. Un attimo solo. Ecco, scusate. Allora, cosa ho fatto? Entrare al 50%, entrare long, il take profit sarebbe stato il 50%. Quindi non era sbagliato, però mi pagava talmente poco che non era semplice da farlo. Torniamo a noi, sul 5 minuti, che è sbagliato perché in 5 minuti non ho seguito l'H1, non ho seguito l'H4, quindi comunque è avventato questo short, ma ci sta. Io sono andato short su questa zona qui di questo canale, ok, tentando lo short. Siccome sta salendo, mi devo mettere la paura che ho sbagliato il trend? Allora, qui incomincia a... mi devo... Come ieri, poi ieri, long di ieri, non è che sia andato subito bene. Addirittura sono uscito un po', torno, ed era in perdita, però ci stava, perché poi il risultato finale, serale, qual è stato? Che abbiamo guadagnato. Allora, cosa succede quando noi abbiamo il Max Chaos? Poi vi dico anche un'altra cosa, che è una cosa molto semplice, però tanti non riconoscono. Se ho questo, il Max Chaos qui sopra non ci deve andare, giusto? Bene. Avete mai visto un grafico fare così? Un attimo che tolgo un po' di roba. Scusate, vado così, ma sto prima, cioè mi piace di più. Allora, avete mai visto un grafico fare così? Andato un po' troppo fuori, indietro. Fare una salita, una discesa così e poi fare una salita così. È difficile, cioè è strana vedere una cosa del genere. Solitamente se ho una salita ho questa cosa qui. Un po' di distanza c'è, ma se scende veloce così è quello che io vedo all'interno. Torniamo un attimo indietro che ho disegnato male. Io quello che vedo all'interno qui, questa qui, che siamo, questo movimento qui che vediamo qui, questa discesa qui, è che all'interno avrò magari questa cosa qui. Ok? Quindi questo pezzettino qui è questo, che non andrà qui sopra. Io devo, e ricordatevi sempre che mentre faccio il webinar, io dico le cose mentre stanno succedendo, non prima e non dopo. Ok? Ricordatevi questo, che è uno schema, quello che mi appaga dal punto di vista di trader formato, di formazione di trading, che mentre faccio il webinar, ed è proprio un vanto, mi vanto di questa cosa, me ne vanto tanto perché è un
è un pregio che non tutti i trade hanno, o meglio, non tutti i relatori hanno, perché la maggior parte dei relatori, non dico tutti, ma tanti fanno solo il relatore, non fanno il trading che faccio io, non lo fanno. Okay? Quindi sono anche dal punto di vista di trader relatore, sono nel pezzo, è una cosa che fa molto la differenza. Quindi io mi aspetto che non mi vada qui sopra, mi aspetto però che non mi faccia neanche una salita del genere. Quindi anche qui ci vuole il tempo per capire quanto tempo ci vuole per scendere. Il tempo da cosa è costruito? Da distanze meno precise. Ricordiamoci sempre che siamo su 5 minuti, ok? Le distanze ben precise. Partiamo da questa cosa qui. Che ore sono? No, devo essere puntuali perché oggi no, poi non so neanche se trovo parcheggio, lì sempre. Vabbè, però devo andare puntuale. Allora, il tempo. Grazie Adriano, mi fa piacere che te ne sei accorto. Una volta ce n'erano, poi sono spariti piano piano, sono spariti per vuol dire che non sono riusciti a tenere l'impatto. Okay? L'impatto, tenere l'impatto è avere la faccia di dimostrare anche quando hai torto il perché. Ok? Bene. Tipo, vediamo qui, lo accendo così per farvi vedere, magari adesso funziona pure. Lo metto così, vedete che non sta funzionando? Si sta funzionando una meraviglia. Adesso se vabbè, sto facendo dei test. Il robot è ancora in versione che non funziona, cioè io vi dico già adesso, il robot è stato costruito, tanto lavoro e non funziona. Poi vi dico anche una cosa, ricordatemi tra un paio di minuti vi spiego il perché non funziona. Copio questo, il tempo è quello che mi interessa, giusto? Lo copio, copio ancora e ho questi tre punti, tre questi segmenti. Questo segmento lo metto sul massimo di Gauss. Il max Gauss è questo, quindi quello precedente. Questo lo metto sul minimo di Gauss. Il minimo di Gauss in questo caso è questo. Questa è la parte più bassa della campana, quindi è questo, ok? Vado a vedere le distanze da qui a qui, più o meno ad occhio sono queste. Vado a vedere dov'è il minimo di Gauss, questo. Ok? Quindi posso metterlo qui. Più o meno ho queste distanze qui, ok? Sul minimo, più o meno, ho queste distanze qui. Bene, non mi interessa altro sapere che per questo minimo di Gauss, prendo questi tre segmenti e li metto sul max Gauss, che quindi questo proprio così, allora io ho il tempo a mio favore, che è questo. Più o meno io ho questa distanza qui, da qui a qui, 47, 47. Che poi non è detto che io abbia ragione, intanto sto andando a prendere nuovi maschi, guarda che forte, normale, 10-11 minuti, ok? Lasciate stare la candela delle 10. Il max scout, addirittura qui si potrebbe fare un altro short, ma non lo faccio perché devo uscire. A questo punto, che io ho questa zona qui, l'unica cosa che posso andare a vedere è che questa qui è la parte centrale, quindi mi potrei anche spostare, copiando questo, posso spostare di questa zona qui. Quindi il punto tempo è questo, ad occhio. Quindi questa zona qui è il mio tempo per chiudere il trade. Quindi se questo short che io ho fatto, allora Paolo, perché non usare lo stop loss è pericoloso? Sì, pericolosissimo, molto pericoloso. Se cioè non puoi fare altro, fare trading. Attenzione, gratta e vinci ragazzi, gratta e vinci. Opla, gratta e vinci. Trovato 1.04 7 1 cos'è un gratta e vinci? È uno stop loss corto normalmente sui massimi, cioè praticamente se mi va a fare nuovi massimi devo chiudere questo trade, o comunque visto che è talmente vicino dagli poco spazio, ok? Ho venduto dai massimi su un gratta e vinci, ok? Bene, andiamo avanti. Io ho questo spazio qui. La mia distribuzione è partita qui. In questo caso, io so benissimo che questo qui è il max Gauss perché ha già cominciato la sua discesa. Quindi, certo, mi potrebbe fare un secondo max Gauss. Torniamo sempre a quello che vi dico io. Quando eravamo qui,
avevamo questo Max Caos qui, il prezzo, la campana d'oro se ne scendeva, ma appena notate è tornato su. Anche se andava qui sopra, poi tornava giù perché avevo l'effetto Max Caos. Non l'ha fatto e si è portato qui. In questo caso è tornato un po' più su. Ok? Vabbè, non ci sta, sono gli orari di borsa, ci sta. Ok? Quindi in questo caso, da questa è la mia espansione, io devo tornare sotto questa zona qui. Quindi me lo disegno così ad occhio. Questa zona qui è il mio movimento che mi aspetto. Quindi quando io arrivo qui, e il trade magari è in negativo perché sono ancora qui in alto, devo purtroppo chiudermi il trade. No, sbagliato. Se arrivo qui e sono ancora in alto e sono ancora in questa zona qui, è proprio lì che mi devo tenere il trade, perché sono nella parte alta e devo, ancora non ho chiuso, giusto? Allora si è protratto una distribuzione del genere e non più una distribuzione del genere, ok? Però se io arrivo qui e sono qui, così, anche se non è andato qui sotto, mi devo fermare su questa zona qui, zona tempo. Lasciatelo andare, il gratta e vinci si può chiudere, per chi lo fa. Attenzione, è normalissimo, sono le 10 e un quarto. Ok, è normalissimo che fai una cosa del genere. Ok? Questa è una falsa rottura, appena torna qui sotto vedete come torna giù. La questione è arrivare qui sotto adesso. Le vendite, chi non ha chiuso qui sta vendendo adesso. Ok, perché è giusto, era giusto comunque da un punto di vista anche andare long, così poi vi lascio, vi dico perché non funziona la roba, poi vi lascio. Perché da un punto di vista era anche giusto andare long? Io sto guardando i 5 minuti, ma su H1 la situazione era long. Prima cosa, non vi fate spaurire da questo, perché comunque la parte centrale è un livello che o torna alla parte bassa o torna alla parte alta, quindi non è detto che deve tornare su. Questa è una zona di pullback dinamica, perché abbiamo questo minimo, quindi questo massimo, quindi una parte di pullback dinamica. Quindi euro dollaro H1 long, euro dollaro H4 long. Quindi normalmente da time frame superiori siamo rialzisti. L'unica cosa che sul time frame H4, se io vado a vedere dov'è il minimo di Gauss, è questo, quindi questo qui è il minimo di Gauss. Quindi vedete che la campana gaussiana è talmente piatta che probabilmente, essendo qui partita la distribuzione, e qui abbiamo una zona di pullback. Il bello che io continuo a fare analisi, sebbene non dovrei neanche farle, perché ad occhio riconosco delle zone, però vabbè, è giusto che ci sia anche nel grafico del lavoro fatto. Guardate. Zona di pullback, questo minimo qui, questa zona qui, ma sta dando sulla, si sta bloccando proprio lì, si sta bloccando sul pivot, quindi è chiaro che qui non ci andrà long, anche se su 5 minuti ha fatto questa espansione da qui a qui. Ci sta, perché ci sta? Perché siamo i primi 15 minuti della candela delle 10. Ok, quindi adesso tornando lì dentro, vedete lo stop out, cioè le prese di profitto sono quelle. Le prese di profitto sono prese di profitto, le prese di stop, scusate, che hanno preso qui. Bene, quindi ancora io ho tutto questo tempo di chiudere. Me ne infischio dell'andamento di lettura ciclico in questo caso. Okay? Si doveva fermare qui il prezzo per darmi ragione. Ci sta, gli orari sono quelli, quindi gli orari di avere ragione ci sono. In questo caso qui, dalle 9 alle 10, alle 11, avere ragione su un livello assolutamente no, perché è speculazione. Perché? Può darsi che ci sia un intento dal punto di vista di chi guarda, la maggior parte del mondo, dei trader mondiali, stanno guardando adesso un time frame che non era il 5 minuti, magari era l'H4, magari era l'H1, quindi hanno visto la possibilità di andare su H1 long su questa zona qui. Quindi non tutti i trader hanno visto quello che ho visto io. Quindi in questo caso, per il momento, c'è questa espansione rialzista. Se non si è fermato qui dove aspettavamo che tornasse short, ma da qui in poi adesso potrebbe tornare giù, andare in questa zona qui. Quindi la zona di tempo, di take profit, è questa. Ok? Fino alle 13:30 io ho tutto questo tempo ancora, 40, 30, 40 candele a 5 minuti per chiudere il mio trade. Ok? Posso anche rispettare. Togliamo un po' di roba, allora, togliamo prima cosa questo che non ci serve.
Poi togliamo anche questo che non ci serve e andiamo a vedere il perché. Oltre a questo, potrei vedere che c'è questo minimo qui, questa salita repentina di questo canale è questa. Quindi, chiaro, mi devo prendere un'altra espansione che sarebbe questa. Guardate, posso prendere anche questa. Questa non è andata su target e non è dell'espansione di questo minimo. Quindi, rispettando sempre quello che dico, vado a prendere questo. Questo lo cancello, anzi, lo lascio stare. Prendo questo. Questo è un tentativo di andare su. Il corpo riflette o rientra dentro sulla trend line. Questo rientra la trend line. Quindi, questo è di nuovo la mia zona di short. Proprio dei tempi. Quindi, ancora ho questo aspetto qui. Torniamo a noi. Questa è la trend line. Com'è? È una trend line. Pensavo mi avessi copiato una trend line. Ok, questo, copio questo, lo metto qui. Ritorna lo schema o non ritorna? Vedete com'è tornato dentro? Che poi, volendo, quello che ho studiato e che ha studiato anche Sirio in contemporanea sono questi schemi qui. Se vi ricordate, questi sono gli angoli di Gamma. Ah, vi ricordate o no? Che avevamo un periodo che studiavamo solo queste cose qui. Perché si ritornano nel grafico. Quindi in questo caso qui io ho questo schema qui da seguire. Fino a questa zona qui. Se in questa zona qui io mi trovo con una campana gaussiana bassa e magari in un livello di questi canali qui, di questi rombi, di questi angoli di Gann, scusa, di Gann, può andare long, in base a tutto il resto che abbiamo. Nel frattempo io sto cercando ancora di chiudere questo short. Allora, perché non funziona il robot? Perché mi prende, se adesso io posso farmi anche un webinar, cioè un pezzo di backtest dove rimanete con gli occhi, con gli occhi e la bocca aperta e dice, cavolo, ma fa solo guadagni, certo, perché non sono settato in questa maniera, ma non sono il tipo di fare queste cose, quindi certo che non lo faccio. Quindi lo lascio stare e continuo a dirvi che sto sistemando il sistema perché funzioni. Allora mettiamo magari H1, così prezzo sull'apertura lo tolgo perché sennò non mi prende questo, prendo ogni tick e vi faccio vedere una cosa. Che okay, il sistema parte, io poi parte, vediamo se parte. E genera profitti. Vedete, la linea blu è il saldo, la linea verde è l'equity. Vedete che qui ha incominciato a perdere. Okay? Questo sistema qui, anche come lo metto, che lo metto, andrò sempre o a perdere o a rimanere nella parità. Non sta funzionando, mi mancano dei parametri. Quindi ancora è in lavorazione questo sistema. Io sto cercando sempre la fase più negativa per capire come poi sistemarlo. Ok? Quindi il robot ancora non è pubblico. Vedete che da 1000 che è partito siamo a 973, torna anche su, torna anche giù, ma non mi interessa. Cioè, uguale come lo metto, mi farà delle perdite. Quindi il robot è ancora in cantiere, mancano delle cose. Bene, allora, siccome io devo andare, sono già in ritardo, vi auguro una buona mattinata perché poi ci si sente nel pomeriggio in chat. Io vi saluto che devo scappare. Stefano, l'unica cosa che ti aggiorno, che visto il tuo scritto che ti aggiorno oggi, ho già incominciato a fare delle revisioni, te le scrivo dopo. Comunque è tutto normale. Ok? Grazie a tutti, a dopo. Ciao ciao ciao.